welfare per la disabilità grave e l'autismo, ne abbiamo parlato ad Assisi, una bella iniziativa pubblica, e anche insieme ad Emanuele Guzzetti in rappresentanza della CGL, no? CGL è Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. E che ci ha raccontato di questa avanzatissima esperienza. Puoi raccontarla brevemente? In breve, il Centro Diurno La Semente nasce dalla volontà dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di dare una risposta ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico che al termine del percorso scolastico rimanevano rinchiusi o dentro le mura di casa o in centri non specifici. Abbiamo trovato 6 anni fa la sensibilità delle istituzioni regionali che ci hanno messo a disposizione nel comune di Spello 3 ettari di terreno e 2 immobili, in cui abbiamo realizzato per prima cosa un centro diurno dove fornire le abilità lavorative che poi potranno essere spese all'interno della fattoria sociale che sta crescendo in questi giorni. Abbiamo recentemente, un mese fa circa, creato la cooperativa di tipo B che gestirà la parte commerciale e abbiamo avviato il cantiere per una ristrutturazione dell'agriturismo. Speriamo che entro marzo dell'anno prossimo la cooperativa possa realmente lavorare e i primi 2 ragazzi del centro diurno diventeranno soci lavoratori, una esperienza in Italia ad oggi unica. L'Umbria su questo tema è sempre stata in avanti e lo è ancora di più con questa esperienza, perché finalmente si mettono in contatto mondi che spesso non si parlano, quello della produzione, dell'economia reale e quello dell'assistenza. È un nuovo tipo di stato sociale in cui si esce dalla logica della contrapposizione tra pubblico e privato a favore di chi, si riconosce al pubblico il fondamentale valore di progettare, verificare che i servizi siano davvero universali per tutti coloro che ne hanno bisogno e si chiede al privato di partecipare con la propria creatività perché ciò sia realizzabile, sia sostenibile anche a livello economico e i soggetti che sono considerati svantaggiati diventano a loro volta protagonisti attivi della società, rendendo esigibili e declinati nella realtà i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Emanuele, quindi anche dentro la crisi, di fronte a uno Stato sociale che sembra non avere più risorse, voi riuscite a mantenere non solamente viva questa vostra esperienza basata sull'integrazione, come dicevi, tra il pubblico, il privato sociale ed oggi innestate questa esperienza anche con una dimensione economica della gestione dei servizi, a testimonianza del fatto appunto che con le idee, con l'integrazione tra esperienze pubbliche e private è possibile ancora mantenere in questo nostro paese, in questa regione, elementi avanzatissimi di stato sociale. Cosa suggeriresti a chi vuole intraprendere una strada come la vostra? Io credo che non dobbiamo avere la paura della contaminazione. Dobbiamo essere tutti capaci di fare un passo indietro rispetto alla propria desiderio anche legittimo di affermazione dell'io individuale a favore di un'idea che è condivisibile da più persone, da più individualità. Credo che quello che conta è essere compagni di viaggio che camminano non certi delle risposte che hanno, ma capaci di condividere le domande. Se si hanno domande si possono trovare soluzioni. La crisi è paradossale, ha creato un senso di equità perché ha messo la maggior parte di noi tutti nella stessa condizione, quella di far fatica a arrivare a fine mese, e questo bisogno ci ha riportato un po' indietro nella storia, nei famosi anni 60, primi anni 70, quando si guardava a un interesse comune e su quello si facevano battaglie insieme. Lo stato sociale dell'Italia è entrato in crisi perché non era sostenibile, perché c'erano troppi furbetti. Oggi noi abbiamo la possibilità di creare un nuovo modello di civiltà, un nuovo modello di società. Dobbiamo solo avere il coraggio di guardare chi ci sta a fianco
non con la paura che viene a rubarci qualcosa, ma con la consapevolezza che insieme possiamo fare qualcosa di meglio per tutti. Quindi nella crisi non la paura della diversità, non la paura dell'altro, non la paura di chi ha meno di noi, ma invece la ricerca di ulteriori elementi per costruire quella solidarietà, quella coesione sociale che sembra appunto spezzarsi sentendo anche molti mezzi di comunicazione. Basta accendere la televisione ogni giorno e sembra che la persona che è più vicina a noi, con qualcosa meno di noi, sia il nostro nemico e la persona di cui avere paura. Invece voi riaprite veramente una grande speranza invece che dalla crisi si possano prendere anche elementi positivi per ricominciare. Stare in situazioni di marginalità, soprattutto col disturbo dello spettro autistico, con forme di disabilità gravi dove manca il codice verbale, è un po' come essere mediatori culturali, perché il loro modo di funzionare, di percepire il mondo è diverso dal nostro. La prima cosa che viene spontanea a tutti è quello di allontanarsi. In realtà, se ti metti vicino, se provi a fare quest'opera di mediazione tra il nostro modo di concepire la realtà, il mondo e loro, nasce una nuova realtà sicuramente più ricca, più complessa ma più ricca. La crisi non è altro che questo. Ci hanno illuso per anni che era un problema di pura natura economica. È un problema serio, reale, dove l'economia ha una ricaduta sulla vita di tutti i giorni. Ed è facile in questi momenti venirne fuori con la ricetta antica della paura dell'altro, dell'allontanare, del chiudere le barriere, di far fronte solo col mio vicino che mi assomiglia il più possibile. Non è così. Quello che più mi sta lontano può portare un elemento innovativo a cui io non pensavo più. Ed è riuscire a far parlare mondi diversi che può creare la possibilità di un nuovo mondo. E su questo ci sono anche alcuni strumenti concreti, le linee di indirizzo dei fondi europei, in un momento in cui si dice che l'Europa è meglio uscirne, abbandoniamo l'euro, tutte queste cose. In realtà stare dentro la casa comune dell'euro, certo con nuove regole, non possiamo continuare a ragionare della necessità del bilancio in pareggio. Ci sono spese in una famiglia che non vanno in pareggio. L'istruzione per i nostri figli non è mai un pareggio, ognuno di noi ci ammette dei soldi, però non si capisce perché lo Stato invece deve pareggiare. Allora, quello va eliminato, bisogna ritornare nella capacità di saper spendere, dove spendere, fare scelte sensate, tagliare il superfluo, questo sì, ma la capacità di rimanere dentro l'Europa, di far parlare mondi, compresi i vari linee di finanziamento, dallo sviluppo del sociale europeo alla PSR, mettono in comunicazione, dà possibilità concrete per trovare anche risorse economiche che permettono a tutti di poter fare un passo in avanti.